Gentili telespettatori di TeleBS, benvenuti a una nuova puntata di Politica Oggi, la rubrica di TeleBS dedicata alla politica e ai personaggi appunto della politica e a quelle che saranno appunto le prossime elezioni a livello regionale, ma non solo. Iniziamo subito col presentare il nostro ospite, è un ospite appunto che ringraziamo appunto per la sua disponibilità, Sergio Tancredi, deputato all'ARS per il Movimento 5 Stelle. Grazie Sergio per la tua, appunto, per aver accettato il nostro invito. E ecco, entriamo subito nel vivo parlando di regione, ovviamente, e quindi delle cosiddette regionarie che il Movimento 5 Stelle ha svolto negli ultimi giorni e che hanno portato proprio domenica scorsa all'incoronazione, ecco, di Giancarlo Cancelleri come candidato alla presidenza della regione siciliana per il Movimento 5 Stelle, appunto, ma sì, anche Sergio Tancredi come candidato alla deputazione regionale. Sì. Onestamente, anche Sergio Tancredi, bisogna dire che era fra i 9 papabili appunto, che concorrevano. Ecco, com'è andata questa tornata diciamo di scelta, ecco, del candidato? Viene eletto intanto in maniera telematica, diciamo. Sì, abbiamo questo sistema di selezione che è totalmente... Lo vogliamo spiegare sinteticamente, magari qualcuno che non conosce... Devo dire che è stato secondo me un successo enorme per il Movimento Siciliano, perché hanno votato quasi 5.000 persone in tutta la Sicilia, quindi che hanno dato la massima attenzione a quella che era la scelta dei candidati. Diciamo, io ho avuto anche la soddisfazione di essere stato il più votato tra i miei in provincia di Trapani, infatti sarò capolista della lista del Movimento 5 Stelle in provincia di Trapani. Poi ovviamente avevo dato anche disponibilità per l'eventuale candidatura alla presidenza, perché secondo me era molto importante che passasse un messaggio che non c'è un singolo presidente, ma c'è un gruppo che è in grado di supportare e sopportare il peso anche di un compito così gravoso. Quindi a parer mio, infatti eravamo 6 i deputati che hanno dato la disponibilità, proprio per manifestare la nostra voglia di dare il nostro contributo e far vedere che siamo assolutamente pronti a qualunque tipo di... Cancelleri è il vostro portavoce, in pratica. Cancelleri è sicuramente il nostro portavoce, il nostro colui che ha per gran parte fondato il Movimento in Sicilia, una persona di grande spessore, di grandissima capacità. Ricordiamo che già le scorse regionali... Era lui il nostro candidato presidente, io ero praticamente certo che sarebbe stato lui, però era corretto che l'investitura fosse tra più partecipanti, e sono veramente felice che sia stato Giancarlo, che ha avuto quasi l'80% dei voti degli attivisti. Questo è a dimostrazione dell'enorme stima di cui gode il nostro candidato presidente all'interno del nostro movimento. Personalmente è una enorme gratificazione, perché essere più votato in provincia... Ecco, quanti voti? In provincia hanno votato circa 500 persone, e quindi poi ovviamente i voti si sono distribuiti tra i 50 candidati che avevano dato disponibilità. Io ho avuto 116 preferenze, quindi mi sono estremamente soddisfatto. Portare 5.000 persone a votare attraverso una piattaforma telematica, 5.000, sì. Ecco, è un risultato, insomma, di un certo spessore. Un certo spessore, visto che... Beh, la piattaforma si chiama Rousseau. È Rousseau, sì. È come dire, l'esemplificazione di quello che è la nostra idea di fare politica. Noi pensiamo che bisogna cercare di raggiungere la massima partecipazione possibile e fare in modo che la politica possa essere anche espletata da casa propria, quindi avere la possibilità di collegarsi, guardare i programmi, guardare le persone, guardare i curriculum e ascoltare per esempio un filmato in cui ognuno manifesta i propri intendimenti, quello che è il proprio impegno, il proprio profilo sociale e politico, secondo me è qualcosa che altri non comprendono, non hanno mai fatto. La politica è stata fatta sempre in una maniera totalmente differente. Noi vogliamo riportare la politica in mezzo alla gente. Quindi contro le scelte delle segreterie? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi fino alle 22 meno un minuto, quando poi è stato proclamato Cancelleri, non sapevamo chi era il candidato scelto
dalla platea dei nostri votanti, dei nostri attivisti. E quindi questo è qualcosa che ti fa capire come sia una scelta assolutamente democratica, assolutamente libera, che poi alla fine dà una selezione molto forte e molto vera. Altrove si riuniscono in tre e fanno il candidato, le liste per ogni singola provincia, in secondo logiche che sono totalmente differenti da quelle nostre, con nessuna partecipazione della base o una partecipazione assolutamente minima. Beh, certamente però diciamo, la scelta di Cancellieri era prevedibile, insomma. Beh, una persona è stato sempre il coordinatore del una gruppo. Persona che dal 2008 si spende a 360 gradi in tutta la regione, che è assolutamente conosciuto, che ha oggettivamente lavorato su tutte le province, è normale che venga riconosciuto come leader in questo momento e che abbia avuto questa legittimazione popolare, perché la considero una legittimazione popolare. Voi siete amici con Cancellieri? Assolutamente sì. Avete rapporto molto, sì. anche privato, diciamo? Assolutamente sì. Credo che Giancarlo ha un grande pregio, quello di riuscire a lavorare benissimo in team. E credo che chi si approccia a governare questa regione, se i siciliani lo vorranno, debba avere come principale caratteristica questa capacità di delegare quelle che sono l'enorme impegno. Perché una delle parole, io gliela rubo sempre come battuta, non esiste il salvatore della patria, esiste un gruppo che lavora con un unico obiettivo. Il gruppo parlamentare del 5 Stelle in regione lo ha dimostrato di essere un gruppo fortissimo e estremamente coeso. Spero che questo gruppo diventi molto più corposo, perché noi oggettivamente puntiamo a vincere queste elezioni, ma non per raggiungere il cosiddetto il potere, perché il potere non ci interessa. Noi abbiamo un sogno, che è quello di far rinascere questa terra per quello che merita. Per questo speriamo di avere un grande consenso che ci possa permettere di governare questa regione senza scendere a compromessi con nessuno. Ci credete nel potere vincere queste elezioni? Assolutamente sì. Ecco, ad oggi quali sono i capisaldi a livello di programma? Voi avrete sicuramente delle linee guida che vi siete già dati e poi ovviamente il programma credo che sia ancora in fieri, no? Però sì, ecco, ci sono delle linee guida all'indomani del 5 novembre, qualora risultaste vincitori, ecco, e Cancellieri eletto presidente della regione siciliana. Quali sarebbero appunto i temi, le linee verso cui indirizzare la vostra azione politico-amministrativa? Perché insomma... Allora, innanzitutto una delle cose che noi abbiamo già come capisaldo, ma l'abbiamo detto più volte, è cominciare a ragionare su quelle che sono le prerogative statutarie di questa regione. Perché questo è uno dei principali nodi sulla quale si gioca il futuro della sull'autonomia regione. Sull'autonomia in questo senso? Assolutamente sull'autonomia. Perché... Cioè dare attuazione all'autonomia. Credo che sia noto a tutti che i principali problemi dell'economia siciliana derivano da una serie di mancati riconoscimenti da parte dello Stato rispettivamente allo Statuto. Ma parliamo di un'enorme mole economica che deve essere assolutamente riconsiderata. La prima cosa da fare è innanzitutto avviare immediatamente un contenzioso, esattamente l'opposto di quello che ha fatto il governo Crocetta. Eppure Crocetta da Giletti nelle prime uscite all'Agorà aveva detto che lui avrebbe dato attuazione all'autonomia, poi si è ritrovato con un commissario mandato da Roma. Ma in realtà, ricordo, insomma, questi sono forse dettagli. Ricordo che noi abbiamo rinunciato a tutti i contenziosi fino al 2018 ed è il primo accordo Stato-Regione fatto da Crocetta nel 2014. Io all'epoca fui uno dei deputati che, come dire, cercò di mettere le barricate contro questo atto che io considero ancora illegittimo, tra l'altro. Quindi per dire che noi oggettivamente ci poniamo assolutamente in discontinuità con quello che è stato il governo Crocetta, il governo del PD, ma anche con quello che è stato in passato anche i governi di centrodestra, perché se è vero che Lombardo l'aveva avviato questo tipo di discorso, ma poi non fu mai portato avanti, perché oggettivamente a livello di rapporti con lo Stato noi siamo sempre stati molto deboli, molto accondiscendenti. Noi abbiamo intenzione di fare un ragionamento completamente differente e questo è il primo punto. Ma poi stiamo mettendo a punto un programma che abbraccia tutto dall'A alla Z di quello che è la vita sociale della regione. I capisaldi poi sono quelli classici, ovviamente. Noi abbiamo un territorio fantastico non valorizzato
Il mio collega Giampiero Tezzino, che è stato presidente della Commissione Ambiente, sta mettendo a punto un programma che riguarda l'ambiente veramente incredibile. Abbiamo un'idea di programma sotto il profilo energetico che è totalmente all'opposto di quello che è stato fatto fino ad oggi. Abbiamo un'idea di gestione dei rifiuti che punta... A livello energetico, scusa Sergio, abbiamo notato che durante il governo Lombardo si è dato molto spazio all'eolico, poi si è stato molto spazio al solare, insomma, cioè... In realtà, ecco, negli ultimi tre anni abbiamo avuto un rallentamento incredibile su quelle che sono le possibilità di implementazione delle fonti rinnovabili, perché le normative nazionali sono andate in direzione esattamente opposta. Il PD ha di fatto fermato questo settore. Noi invece su questo settore vogliamo investire in maniera molto forte, anche perché ricordo che noi come Regione Siciliana siamo una delle regioni del pianeta maggiormente votate a questo tipo di utilizzo, specialmente sul solare e specialmente sull'eolico. Un'idea per esempio è quella di implementare al massimo i micro impianti che possono dare energia diffusa. Una cosa che è stata sempre fatta, che non è stata mai assolutamente considerata, ma poi nell'ambito energetico c'è di cominciare a ragionare per quelle che sono la captazione delle acque, perché vi ricordo che i bacini che noi abbiamo sono dei bacini idrici assolutamente utilizzati in maniera parziale, per mancanza di manutenzione. Invece la captazione dell'acqua sotto l'aspetto idroelettrico potrebbe essere una fonte di approvvigionamento energetico enorme, oltre che diventare fondamentale per il rilancio del comparto agricolo. È impensabile che una regione che si vuole proiettare nel futuro non abbia risorse idriche sufficienti per essere autosufficiente sia sotto il profilo energetico che sotto il profilo agricolo. Quindi il ragionamento che noi stiamo facendo è un ragionamento che abbraccia tutto. Probabilmente non si arriverà a fare tutto quello che noi abbiamo in testa di fare in un'unica legislatura, perché purtroppo, e mi rammarico molto di questo, gli ultimi 5 anni sono totalmente perduti, cioè non si è fatto assolutamente nulla. Noi abbiamo adesso, stiamo affrontando perché non si è messo prima fine al governo Crocetta, cioè un governo, ovviamente abbiamo capito tutti, è un governo che è tenuto con la spina da parte del PD per arrivare a questa scadenza elettorale. Ecco, Crocetta vorrebbe ricandidarsi, il PD al tempo stesso sta cercando un proprio candidato che è possibilmente anche di centro, in modo da allargare la base del consenso. Ad oggi rimane una certezza, vi è Cancelleri per il Movimento 5 Stelle e poi Nello Musumeci per il Movimento Diventerà Bellissima, perché anche nel centrodestra, esatto, ci sono altri problemi. Il paradosso qual è? Che probabilmente se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, che in questo momento è una forza, tutti la considerano antisistema, in realtà io faccio un'affermazione forte, quelli che sono antisistema sono esattamente i partiti tradizionali, perché noi vogliamo sistemare il sistema, scusa il gioco di parole, per renderlo funzionale. Quindi avere un'alternativa, aver dato la possibilità ai siciliani di avere un'alternativa, ha di fatto bloccato qualunque tipo di altro ragionamento da parte dei partiti politici. Quindi il governo Crocetta non cade per la paura che possiamo vincere noi. Fortunatamente il massimo che può arrivare una legislatura è 5 anni, perché se l'avessero potuto prolungare fino a 10, ti posso assicurare che avrebbero mantenuto Crocetta in vita per altri 5 anni sicuramente. Ecco, continuando le linee guida, poi da un punto di vista invece, ecco, parliamo di conti. La Corte dei Conti ha messo sotto molta osservazione i conti della Regione Siciliana. E non sembrano conti, insomma, i conti non tornano molto, ecco. Questo è un problema anche per chi dovrà governare successivamente. Allora, intanto parto da un presupposto: questa bocciatura del rendiconto, che per molti si è gridato allo scandalo che questo rendiconto per la prima volta non è stato approvato, sono stati chiesti dei chiarimenti e vedremo se questa amministrazione riuscirà a darli. Qual è il paradosso? Il paradosso è che io sono rimasto molto sorpreso nelle 2 annate precedenti che non fosse stato bocciato prima, perché le incongruenze già iniziavano 2 anni fa, quindi sarebbe stato forse molto più corretto
dare un colpo di mannaia in quel momento e possibilmente terminare questa legislatura in quel momento, prima di perpetrare una serie di danni successivi che purtroppo dovremo trovarci ad affrontare nella prossima legislatura. Quindi io non sono rimasto sorpreso, i rilievi fatti dalla Corte dei Conti erano assolutamente replicabili nelle scorse annate. Paradossale, perché questa è una cosa che forse non sanno in tanti, che nella stessa giornata, il 30 di giugno, ci fossero due giudizi, uno scritto e uno che era il resoconto orale, che sostanzialmente sono di tono totalmente differente. Nel rendiconto scritto precedentemente, anche se la data era del 30 giugno, il rendiconto veniva parificato. Nell'ultima stesura viene bocciato con degli ulteriori chiarimenti. È chiaro che c'è qualcosa che non va nella gestione dei conti della Regione, anche nella valutazione dei conti, e credo che sia necessario, come ha ben detto Giancarlo, che nel momento che si insedierà il nuovo governo sia assolutamente necessario fare una due diligence di tutto quello che è l'aspetto economico-finanziario di questa Regione, per capire realmente quali sono i punti forti e i punti deboli, per avere la certezza di dove stiamo andando a mettere i piedi nel cammino amministrativo. Eppure ci si aspettava, scusa, che Baccei, che è insomma un uomo voluto da Roma, diciamo, perché insomma alla fine si tratta di un assessore, ma è un commissario, diciamo, assolutamente vera. Sì, ma Baccei sostanzialmente sta in questo momento seguendo quello che è il suo mandato. Baccei, nel momento in cui finirà la legislatura, tornerà a fare il suo lavoro di funzionario consulente del PD a livello nazionale. Quindi è un emissario di Roma che è assolutamente messo qui per far quadrare i quattro conti e possibilmente non disturbare troppo il governo centrale relativamente alle risorse da non riconoscere alla Regione Siciliana. L'ultima cosa evidente di cui abbiamo notizia adesso è questo accordo sull'IVA, in cui ci viene riconosciuto un benefit di 180 milioni spacciato per un grande risultato. Peccato che lo Stato sull'IVA, che dovrebbe essere di totale pertinenza della Regione Siciliana, perché è una peculiarità statutaria, quindi l'IVA pagata in Regione Siciliana dovrebbe tornare totalmente, in realtà lo Stato ne trattiene oltre 3 miliardi ogni anno. Se pensate cosa si possono fare con 3 miliardi ogni anno, se tra l'altro se poi è arrivata al governo, ma assolutamente la prima cosa che dovrà essere fatta, la lasciate. Io vorrei arrivare addirittura a regionalizzare l'Agenzia delle Entrate, se mi posso permettere, perché questa potrebbe essere una. Tra l'altro l'ho detto anche alla Corte dei Conti, la Corte Costituzionale, che avendo noi soltanto l'aspetto della riscossione, non avendo anche l'aspetto dell'accertamento, di fatto questa peculiarità statutaria è monca. Quindi io vorrei andare a verificare, perché in questo momento noi dobbiamo fidarci di quello che fa lo Stato sostanzialmente nell'accertamento dei tributi. Sarebbe molto interessante fare come ha fatto il Trentino, che ha entrambi gli aspetti, quindi l'accertamento e la riscossione, e a quel punto avere noi i nostri codici tributari e andare noi a ragionare con lo Stato in base a quello che gli dobbiamo dare, ma avendola noi la cassa, perché fin quando sono gli altri ad avere il portafogli difficilmente vi riconosceranno tutto quello che ti spettano. Ed è quello che è accaduto negli ultimi 40 anni in questa Regione, e nessun Presidente della Regione ha avuto il coraggio di dire queste cose chiaramente. Noi questo coraggio l'avremo. Questo è una promessa. Quindi si tratta sempre del tema legato a dare attuazione a quelle che sono le prerogative allo statuto autonomistico. Lo possiamo attualizzare, migliorare, certo. Ma sicuramente sulle peculiarità economiche, in una Regione che è la Regione più depressa sotto il profilo economico, sicuramente non ci possiamo permettere di lasciare nemmeno un centesimo allo Stato. Opere pubbliche. La Sicilia purtroppo si parla sempre di collegamenti, ponti, navi e quant'altro, poi però le strade cadono. Abbiamo sentito adesso qualche ora fa che c'è stato anche un cedimento in un'altra strada, appunto, della Sicilia orientale, fra Ravannusa, credo, e Agrigento. Quindi ecco, il problema delle opere pubbliche, di rendere questa regione fruibile attraverso un sistema viario sicuro, ma soprattutto che possa garantire anche il raggiungimento, appunto, dei vari punti. Questo allora, il ragionamento da fare è assolutamente essenziale per il futuro della regione, perché noi non possiamo prescindere da una rete infrastrutturale totale che sia moderna. Se tu pensi che per rimettere in sesto le strade provinciali ci vuole un investimento di circa 6 miliardi di euro,
per il ripristino, perché praticamente stanno crollando tutte. A questo deve aggiungere un enorme investimento per quello che riguarda l'attualizzazione della rete ferrata. Io ho avuto un'interlocuzione abbastanza approfondita con i vertici di Trenitalia. Loro vogliono investire, però ovviamente hanno bisogno di un partner regionale che abbia le idee chiare su cosa investire, perché bisogna riconfigurare tutto quello che è il piano dei trasporti fatto in maniera corretta. Bisogna rifare una nuova strategia per quello che riguarda l'utilizzo dei porti. Io per esempio ho ipotizzato un utilizzo di tutti i porti che si affacciano sul canale di Sicilia in maniera diversa da quella attuale, perché noi in questo momento abbiamo le autorità portuali che la fanno da padrone, la parte diciamo sud della regione come attività portuale, Mazara in testa fino ad arrivare a Pozzallo, sono lasciati diciamo allo sbando. In realtà bisognerebbe ragionare come fare in modo che questi porti diventino elemento di ricchezza, elemento di veicolo di persone, di merci, fare in modo che tutta questa rete di porti sia un'unica rete che ha un unico obiettivo, valorizzare il territorio, ed è indispensabile farlo in sinergia con quelli che sono gli investimenti a livello di infrastrutture ferroviarie e infrastrutture stradali. Quindi creare un sistema sinergico, insomma. Assolutamente sì, e cominciare a ragionare, a chiudere quel famoso anello che se ne parla dal 1970, l'anello autostradale che dovrebbe collegare Gela a Trapani, e ancora recentemente se ne è parlato, ma non partono mai queste cose. La cosiddetta diagonale. Esattamente, cioè, diciamo che lavoro ce n'è un'infinità, bisogna avere il coraggio di farlo partire, perché per l'interesse di pochi ad oggi questa regione è ferma. Magari migliorare anche il sistema appunto ferroviario, visto che da, per esempio, da Mazara del Vallo a Palermo 3 ore e mezzo, allora, quando il treno parte tu devi perché considerare... i treni arrivano spesso qui, i pendolari raccogliamo quotidianamente, soprattutto nel periodo delle scuole, periodo appunto invernale. E raccogliamo le segnalazioni, il disagio di tantissimi pendolari che viaggiano lungo questa linea, e i treni arrivano in ritardo, partono ovviamente in ritardo. Francesco, c'è veramente. Io faccio la tratta Mazara-Palermo ogni giorno, in auto ovviamente. Il mio obiettivo è mettermi a fine legislatura dentro un treno a linea veloce che mi porti in assemblea regionale, quindi al centro di Palermo, perché lì c'è la stazione. In 45 minuti, quella macchina adesso ci mette 1 ora e mezza. Certo, sarebbe bellissimo, no? Mettersi... L'ipotesi del raddoppio della linea ferrata, l'ipotesi dell'interramento di questa rete ferrata all'interno della città, perché noi abbiamo il problema noi, Mazara, Marsala, Trapani, della rete ferrata che passa attraverso la città bloccandola. Quindi la famosa trincea che può essere coperta, quindi liberando le città dalla fruizione, dal blocco infrastrutturale, e contestualmente per ipotizzare il raddoppio con una linea elettrificata. Ma non è fantascienza, altrove si viaggia così, altrove ti metti su un treno che ha una velocità prossima ai 200 km orari, hai la possibilità di lavorare. Io con la wifi, ormai, con il wifi sul treno, lavori e diventa un 45 minuti di lavoro d'ufficio, senza rischiare di andarti a stracellare con la macchina ogni mattina, perché magari ti arriva la chiamata, la mail, perché purtroppo io mentre viaggio per Palermo spesso faccio anche lavoro d'ufficio. Quindi insomma, diventa una cosa anche pericolosa certe volte. Ecco, parlando sempre di questioni regionali, qualche giorno fa la Commissione Affari Istituzionali ha messo su la proposta per quanto riguarda l'elezione diretta del Consiglio Provinciale, cioè del Presidente della Provincia. Quindi le province ritornano di nuovo a esistere nella loro appunto accezione tradizionale. Sì. Alla faccia poi di quello che Crocetta aveva detto, anche lì ad Agorà, da Giletti aveva proclamato Urbe e Torbi, abbiamo messo fine alla provincia, a questo ente intermedio che non è altro che un mangia soldi, tutta una serie di cose. Adesso si ricomincia di nuovo e quindi ovviamente vi è la corsa. Anche il gettone per l'eventuale consigliere eletto. Ecco. Anche quello. Quindi sostanzialmente dopo questa manfrina durata 4 anni, in cui abbiamo fatto una serie di norme che è chiaro ed evidente che non avrebbero portato a nulla, torniamo indietro, e il motivo è successo. Ma il Movimento 5 Stelle ha votato negativamente. Noi abbiamo votato assolutamente contro. Perché noi chi ha votato a favore?
tutto l'arco costituzionale presente in Parlamento ha votato a favore, tranne noi. Quindi vai a vedere chi sono i componenti della Commissione Affari Costituzionali e ti rendi conto. Tutti tranne noi. Ma è chiaro il motivo, è chiaro. In un'assemblea regionale che dal prossimo giro avrà 20 deputati in meno, vuoi mettere la possibilità di avere una serie di poltrone a disposizione e garantire delle situazioni di controllo sul territorio sotto il profilo politico? Perché non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Solo questo è l'unica motivazione per la resuscitazione delle province, è soltanto questa. Perché l'idea nostra era creare, sì, una funzionalità dell'intermedio che facesse due o tre cose con la delegazione di certe funzioni alla regione, altre funzioni delegate ai singoli comuni. Quindi un ente di collegamento che non avesse nessun tipo di governance politica, proprio una struttura organizzativa, burocratica, gestita in concomitanza tra il libero consorzio e la regione. E invece sta tornando ad essere di nuovo il famoso carrozzone politico che tutti abbiamo conosciuto. Quindi c'è il rischio che i cosiddetti trombati delle elezioni regionali possono ritrovare... Perdiamo 20 deputati, 9 posti li recuperiamo come presidenti di provincia, poi ne mancherebbero 11, ma poi li troviamo qualche altro fra consiglieri delle varie province, li moltiplichiamo le poltrone. È una fantastica operazione di ristrutturazione e di autoconservazione della vecchia politica. Ma può servire anche a portare, a raccogliere questi voti in vista anche delle prossime nazionali? Ma quella potrebbe, allora, quella secondo me è una lettura che probabilmente i partiti fanno, perché ancora si ragiona con l'ipotesi il consigliere comunale mi porta tot i voti, il consigliere provinciale mi porta un altro tot di voti. Io spero che questa mentalità venga pesantemente bastonata dalla gente. Pesantemente, dobbiamo smetterla con questo tipo di politica, perché è una politica che non ha portato a niente. Siamo in una regione al disastro sotto tutti i profili, una regione che in questo momento, in queste ore, è sotto un attacco enorme sotto il profilo territoriale, perché non siamo stati nemmeno capaci di andare a organizzare un semplicissimo progettualità per evitare che prendesse fuoco qualsiasi cosa. Quindi in questo momento noi stiamo vivendo il fallimento totale della politica tradizionale. Basta, basta. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo superare le logiche che hanno dominato questa regione negli ultimi 40 anni. A livello regionale, il gruppo appunto della deputazione all'Ars Movimento 5 Stelle con a capo Giancarlo Cancellieri, avete riflettuto sulla debacle alle scorse amministrative? Cioè su questa involuzione? In alcuni comuni non vi siete presentati. Sì. E poi in altri invece, per esempio a Trapani ci si aspettava un risultato migliore, a Palermo forse c'era il problema delle firme. Intanto non è questo il punto, intanto c'è da fare una puntualizzazione che non ha fatto quasi nessuno, perché in Sicilia noi venivamo da una tornata precedente molto importante, dove avevamo vinto in diversi comuni, anche in diversi comuni dove non eravamo accreditati alla vittoria. Ma nel frattempo... Ecco, dopo il fenomeno Appendino e Raggi ci si aspettava... Ma nel frattempo, che cosa è accaduto? Noi abbiamo modificato la legge elettorale per le amministrative, questa è una cosa che non ha detto quasi nessuno, perché abbiamo reinserito il trascinamento del voto del consigliere al sindaco, che è qualcosa che ovviamente agevola chi? Agevola ancora di più, oltre al vantaggio normale di avere 4, 5, 6 liste, ovviamente se ho 6 liste con... su Palermo per esempio, 6 liste con 40 consiglieri, quindi ho 240 persone, in più ho anche il vantaggio del trascinamento del voto al consigliere che va al sindaco, tu ti rendi perfettamente conto che la matematica non è un'opinione, 240 contro 40 in più con il trascinamento, ovviamente il risultato è estremamente vantaggioso per chi ha una molteplicità di liste. Quindi chiamarla debacle per me non è corretto, nel senso che è un errore di fondo, perché noi sostanzialmente potremmo presentare anche 5-6 liste. Credimi, noi abbiamo la fila di persone che vorrebbero candidarsi con noi, ma tradiremmo quello che è la nostra idea. La nostra idea è che chi va a votare deve avere la capacità di leggere un cambio culturale. Quindi tu voti per quel sindaco e per quelle persone e per quel programma, e quindi stai andando oltre la logica dell'amico, dello zio, del fratello, stai andando nell'interesse collettivo. Quindi
noi non possiamo derogare ai nostri principi, anche se questo in una tornata di questo tipo, con il fenomeno del trascinamento che è stato inserito adesso, ovviamente, ma noi lo sapevamo che sarebbe stato molto penalizzante per noi, perché oggettivamente il vantaggio dato alle liste multiple è enorme. E io ho fatto una battuta, mi è sembrato di assistere a una di quelle pubblicità del Gratta e Vinci, quando ci sono le due squadre di calcio che entrano, da un lato ne entrano 11, dall'altra parte ne entrano 200-300, e tu vai alla fine l'immagine di tanti, di centinaia di giocatori in un lato e 11 giocatori dall'altra parte. E la politica tradizionale ha voluto provare a vincere facile. In questa tornata c'è riuscita perché la gente non l'ha capito. Vedremo in futuro, perché piano piano i disastri stanno venendo tutti al pettine. Ora ognuno deve cominciare a passarsi la mano sulla coscienza e dire a se stesso se quello che vuole è la restaurazione, la continuazione di quella che è la politica tradizionale che ha portato a questo, o provare a cambiare. Ecco, Sergio Tancredi nasce a Mazara del Vallo. Io nasco a Campobello. A Campobello di Mazara, però vive a Mazara da sempre. Da sempre, ecco, quindi è un mazarese, ovviamente. Chiediamo appunto anche in merito al territorio di Mazara del Vallo, chiediamo per esempio a livello amministrativo, ha seguito un po' quelle che sono le vicende politico-amministrative a Mazara, ecco, che idea si è fatta dell'amministrazione Cristaldi? Allora, sostanzialmente questa amministrazione aveva un'occasione enorme di poter dare un impulso enorme a questa città. Ecco, il vostro portavoce al Consiglio Comunale, Nicola Brutto, è molto attivo, perché molto ha fatto attivo, tantissime interrogazioni, sì. È stato pungolato spesso la stessa... No, oggettivamente noi non possiamo fare a meno di portare avanti le stanze che ci arrivano sistematicamente. È chiaro che se vediamo una mancanza non possiamo non dirlo, ma sempre nell'ottica di portare a un risultato che sia per la collettività. Noi non abbiamo fatto mai opposizione sterile, anche perché poi un solo consigliere alla fine può fare ben poco, ma la funzione di pungolo secondo me è stata espletata al 100%. Una su tutte, per esempio, in tempi non sospetti noi avevamo stimolato l'amministrazione sul piano dell'utilizzo del demanio marittimo, per esempio, sì, che ancora oggi non c'è. Si è scatenata una polemica enorme perché purtroppo alcune liti non hanno potuto aprire, perché è cambiata la normativa regionale. E cambiando la normativa regionale, votata da tutte le forze politiche, escluso il Movimento 5 Stelle, ci tengo a sottolinearlo perché qualcuno ogni tanto tenta di fare un po' di confusione, dimenticando che noi in regione siamo all'opposizione. E queste cose noi non le abbiamo mai votate, abbiamo sempre cercato di fare in modo che l'amministrazione si attivasse per risolverle per tempo. L'onorevole Scilla, per esempio, in questi studi ha detto che è stato proprio il Movimento 5 Stelle attraverso la votazione di una norma a creare poi tutta questa situazione. In realtà è esattamente il contrario, c'era un mio emendamento che puntava a dare la possibilità ai comuni di derogare alla mancata utilizzazione del piano di utilizzo del demanio marittimo per poter evitare il disastro che sta accadendo. Purtroppo nelle finanziarie, spesso essendo un emendamento aggiuntivo, è andato nel calderone degli emendamenti aggiuntivi e non è stato votato, e quindi ci troviamo adesso in questa condizione, perché poi contestualmente nella scorsa finanziaria non passò questo emendamento assieme a tutti gli aggiuntivi. Contestualmente le nostre sollecitazioni sul piano di utilizzo del demanio marittimo non hanno trovato riscontro da parte dell'amministrazione. Il risultato è una norma esistente che impedisce all'amministrazione di poter andare in deroga, e quindi il blocco di certe attività che hanno avuto problemi. C'è fatto un'idea su quello che sta succedendo a Tonnarella, per esempio, un lido che ha dei questi problemi, sono problematiche che non hanno montato, insomma, c'è anche una sorta di astio fra... Ma queste problematiche, nel momento in cui l'amministrazione non dà delle linee chiare, succedono sicuramente problemi. L'amministrazione è messa lì per amministrare, per dare un indirizzo preciso a tutti quelli che sono le istanze del territorio, le istanze della collettività. In particolare in questo ambito purtroppo c'è stata una mancanza, si poteva fare meglio? Sicuramente, possibilmente fare un mea culpa? Sicuramente. Per esempio, un altro dei problemi che si sta verificando è il piano paesaggistico. Il piano paesaggistico aveva delle criticità, criticità che purtroppo si sono determinate perché i vari comuni della provincia in fase di concertazione non hanno avuto
la capacità, il tempo, la voglia di essere interlocutore con l'assessorato, che è andato per le sue linee generali. Capaci e Petrosino lo hanno impugnato e hanno potuto, come dire, derogare per un certo periodo quelle che sono in questo momento delle norme estremamente restrittive, ma Zara no, perché oggettivamente manca in questo momento l'interfaccia con la regione. Facendo la premessa che io sono sempre stato a disposizione di qualsiasi soggetto privato o pubblico che mi ha interpellato. Vale la stessa cosa per l'escavazione del Porto Canale di Mazara del Vallo? Assolutamente sì, quella è una delle cose sulla quale io forse ho sprecato più ore al telefono con l'ingegnere Foti di chiunque altro. Altrettanto discorso per l'illuminazione del Porto Nuovo. È arrivato Turano insieme al sindaco Cristaldi, che hanno annunciato che... Sì, peccato che il progetto nasce da mia sollecitazione all'ingegnere Pirrone all'indomani della mia elezione, nonché un'interlocuzione continua con il dottore Ricciardi, che è un bravissimo tecnico dell'assessorato delle infrastrutture, con il quale abbiamo messo a punto tutto quello che era il progetto, nonché l'interlocuzione diretta con Pistore, che poi alla fine si è dimostrato una persona, come dire, di parola in questo frangente, che all'indomani dell'emendamento che spostò 3 milioni di euro sulle infrastrutture secondarie mi disse che avrebbe trovato una linea di finanziamento diversa, perché avendo noi spostato 1 milione di euro per anno non era sufficiente per l'intervento, ma mi assicurò che avrebbe utilizzato quelle somme per le manutenzioni per tutta la Sicilia e avrebbe a breve trovato le somme per fare l'illuminazione del porto di Mazara. Impegno preso all'indomani della finanziaria scorsa. E io infatti devo dire, se ti fai un giro sulla mia pagina portavoce, io ho dato atto personalmente a Pistorio, è una delle poche cose fatte bene da parte di questo governo regionale, che quantomeno hanno preso un impegno, l'hanno portato a termine. Poi per le note vicende poi ci sono state altre questioni e Pistorio è stato, diciamo, silurato. Anche lui, essendo un esponente della maggioranza che fa capo a una precisa parte politica, anche lui i suoi pregi e molti difetti, però in questo devo dire che è stato, come dire, coerente, ha mantenuto fede alla parola. Io ne sono felice, ma ne sono felice per la mia città, come ne sono felice perché da quell'emendamento in finanziaria non concordato con nessuno ne hanno avuto beneficio diversi porti regionali, perché io ricordo a chi ci ascolta che io ho l'obbligo morale da deputato regionale di fare l'interesse di tutta la regione. Ecco, proprio parlando tornando al discorso amministrativo, più che altro legato alle provinciali, circola voce che il sindaco Cristaldi si potrebbe dimettere da sindaco per aspirerebbe a presidente della provincia. Insomma, si aprirebbe un'altra breccia a livello proprio comunale, cioè nel senso che si andrebbe al voto anticipato. A breve. Allora, io questo non lo so, io come tu sai, noi del movimento... Ci sono delle sirene... Sentite... Allora, io questo non lo so, sicuramente l'onorevole Cristaldi dall'alto del suo rango politico saprà benissimo cosa è meglio fare per lui e per la città. È chiaro che noi, come se devo dare un giudizio mio personale, noi mai abbandoniamo una carica per la quale siamo stati eletti per andare a fare altro. Per coerenza nostra è uno dei capisaldi che noi portiamo avanti, quindi io sono candidato per le regionali, se dovesse essere eletto ci dovesse essere la possibilità per le nazionali, per esempio, mai potrei dimettermi per andare a seguire un ruolo anche di livello superiore a livello nazionale, perché per noi è essenziale rispettare il mandato politico datoci dagli elettori. E proprio per il rispetto che abbiamo per chi ci vota, per chi mette quel cognome sulla scheda elettorale, un esponente del Movimento 5 Stelle non potrà mai fare una cosa del genere. Poi è nelle possibilità, nelle peculiarità, nel pensiero di ognuno che fa politica poter ragionare in questi termini. Se l'onorevole Cristaldi lo vorrà fare, ne prenderemo atto e ci prepareremo a dare la nostra proposta per amministrare Mazara. Bene, grazie Sergio Tancredi, abbiamo fatto, diciamo,
un excursus a livello regionale, siamo passati per le provinciali per arrivare alle questioni prettamente locali, che però hanno sempre un riflesso a livello regionale, perché insomma ci sono dei disegni politici e amministrativi che ovviamente sono collegati. Ecco, ringraziamo appunto Sergio Tancredi e auguriamo in bocca al lupo appunto per questa nuova sfida per le prossime appunto elezioni regionali, e a tutti voi amici di TeleBS vi auguriamo un buon proseguimento dei nostri programmi e una buona giornata. Arrivederci.